I sindaci della costiera amalfitana chiamano, la regione risponde. L'obiettivo è trovare una soluzione condivisa che, nell'immediato, in vista della stagione estiva e a lungo termine per un provvedimento strutturale, possa consentire alla Divina di liberarsi dall'incubo traffico. Il presidente della commissione urbanistica di Palazzo Santa Lucia, Luca Cascone, annuncia i provvedimenti della regione. L'impegno di campagna elettorale del presidente De Luca, confermato negli atti amministrativi dell'ultimo anno. La regione Campania investirà 100 milioni di euro nella mobilità sostenibile in costiera, nelle costiere, perché coinvolgiamo anche la penisola sorrentina. Ovviamente qua si tratta di interventi non di viabilità, ma di interventi legati ad ascensori o a strumenti alternativi di mobilità. In parallelo aspettiamo dai sindaci l'elenco dei punti nevralgici della costiera amalfitana, sul quale attraverso l'ANAS la regione può sostenere un intervento, e immediatamente ci abbiamo finanziato gli ausiliari del traffico che possono, come dire, dare una mano ai momenti nevralgici di questa stagione e anche delle prossime. Intanto anche Salerno si muove. L'assessore alla mobilità Mimmo De Maio invoca provvedimenti che possano evitare ingorghi e paralisi, danneggiando così le comunità. Sicuramente l'opzione legata alle vie del mare, l'incentivazione, cercare di dare ulteriori opportunità con i collegamenti marittimi è una delle strade. L'ipotesi alternativa alla viabilità ordinaria con dei tunnel può essere verificata. Certo, sono operazioni non semplici e che guardano a progetto di lungo periodo. Noi però abbiamo la necessità di dare delle risposte nell'immediato.